quello che tocca a me questa mattina è, come lo chiama Antonio, un reading poetico. Reading poetico che ha un titolo ambiguo e come tale è quindi foriero di implicazioni che potrebbero essere interessanti, e cioè Contaminazioni 68. In realtà Contaminazioni è il titolo di un mio, che in maniera, come dire, un po' composta potrei chiamare poema, ma in realtà è una serie di una cantica di intarsi, sono cinque intarsi, che si chiama Contaminazioni, e già il termine stesso di per sé ambiguo, perché la contaminazione può avere valenze diversissime. Di per sé contaminazione non è polluzione, non è pollution, cioè la parte negativa, brutta, no? La contaminazione ambientale, la contaminazione culturale, per cui intere etnie vengono asservite, acculturate, l'acculturazione è la più grave delle contaminazioni, cioè la colonizzazione delle coscienze. Ma c'è un aspetto fortemente positivo di altra natura. Intanto la letteratura è sempre contaminazione positiva, il meticciato culturale è contaminazione positiva, e parleremo di questo a conclusione del mio intervento poetico, quando leggeremo appunto Contaminazioni, questa cantica all'interno. Ma voglio introdurre invece qualche poesia brevissima scritta proprio da me in quel periodo. Ero militante all'epoca, ma ero un poeta. È un poeta che prendeva coscienza di come non dovessimo più correre dietro immagini quintessenziate nei cosmici dolori, perché ormai sulle strade del mondo era scoccata l'ora tagliente del mirino e del grilletto, dove non c'è nessuna esaltazione della violenza. C'è semplicemente la presa d'atto che vivevamo un momento irripetibile. La nostra generazione era la generazione del Vietnam, era la generazione della presa di coscienza finalmente di un gigantesco, internazionale movimento di liberazione dei popoli, a partire appunto dal Vietnam. Ma il Vietnam era la cloaca dell'Occidente. Il Vietnam è una tragedia di popolo, una terra bagnata di sangue. Il Vietnam è una lercia latrina dove affoga l'ultimo odore dell'Occidente. Questo senso di partecipazione, il protagonismo, fu la vera chiave di volta del movimento che si inverava nella prassi proprio. Partiva da lontano, lo sapete, il 68 studentesco, partiva dalle occupazioni nei campus americani come protesta principalmente pacifista contro la guerra bestiale del Vietnam. Bene, ancora prima che scattasse il movimento a livello internazionale, che il 68 studentesco ha avuto ramificazioni diverse, parte in America in una certa forma, quello più lungo l'abbiamo avuto noi in Italia, diciamo già nel 67 Pisa, la mia università e la mia facoltà era occupata insieme a lettere con fisica, e poi c'è quello francese e quello tedesco, no? Ma uniformati dalla lotta contro l'autoritarismo per i principi di libertà e di internazionalismo e di egualitarismo. In America parte molto prima, e questa poesia, mi chiedo scusa per una certa violenza in anticipo, indispensabile, i bambini si possono chiudere gli occhi, le orecchie, non so, è intitolata Oh, evviva la morale. Qualcuno ricorderà cosa accadde nell'università di Kent. Università di Kent, Ohio, quattro figli di puttana, vestiti da figli di puttana, sparano addosso a quattro ragazzi vestiti da studenti e li uccidono quattro figli di puttana vestiti da figli di puttana, quattro studenti vestiti da studenti. A me sembra tutto chiaro,
ma il tragico buffone, vestito da buffone, dice: «Oh, la sacra guardia nazionale, che la violenza è causa di tragedia», e registra la morale. E allora i ragazzi uccisi non sono stati uccisi, e i figli di puttana non sono mai stati figli di puttana, ma perché la legge, che è sempre veramente legge, e l'ordine, grazie a Dio, è sempre veramente l'ordine. Li leggiamo anche un po' confusi, perché sono messi strani. Nel 68 l'internazionalismo prese, e la lotta per la libertà dei popoli prese anche la figura di personaggi che divennero mito nel senso positivo del termine, che è fermento per la lotta. Chiaramente parlo di Guevara, e per quanto riguarda noi Allende, perché il movimento italiano arriva almeno fino al 73, poi comincia la decadenza. Per quanto riguarda Guevara, Guevara lo assassinarono, o lo fecero morire, pretesero di averlo ucciso già molto prima e più volte che il fucile criminale lo cribellasse di colpo. E mi rifaccio appunto a queste dichiarazioni dei briganti fascisti di La Paz. Per Ernesto Che Guevara: «I briganti fascisti di La Paz hanno detto: abbiamo ucciso Che Guevara. I torturatori di Debré, mercenari di Barrientos, hanno detto con orgoglio: il Che è morto. Essi mentono, e la loro menzogna ha il colore livido della paura. Essi mentono, i briganti, i fascisti, i torturatori, gli affamatori del popolo di Bolivia mentono senza un'oncia di pudore. Perché Guevara è ogni guerrigliero di Bolivia, contadino e minatore di Bolivia, lavoratore straccione del furibondo sud dell'America Latina. Essi mentono, i fascisti, i ciechi di paura, perché Guevara è sempre vivo nella boscaglia, nelle sierras, nelle imboscate, nell'abbraccio delle migliaia di contadini del Sud America, finché canna di fucile risuoni guerriglia». E questo è un aspetto. Allende è l'altra faccia bellissima della, chiamiamola così, mitologia di noi, generazione del Vietnam. Allende, sapete tutti com'è morto, le parole che disse, parole comunque di adamantina speranza nel popolo e di totale dedizione. E qui c'è una contaminazione, perché il 68 non fu soltanto il movimento dei libertari come me, o poi dei movimenti più o meno agganciati a revisioni del comunismo storico, fu anche un movimento di cristiani, accanto a Guevara, non fisicamente, ma concettualmente, e per le stesse vocazioni, nelle boscaglie combatteva Don Camilo Torres, tanto per dire. E qui la contaminazione appare nella poesia. Allende, Salvador compagno, per te un canto sottotono. Io non so il divano insanguinato alla moneta, né gli affanni di chi non volle armare le masse proletarie. Compagno Allende, la coda di pavone che ignobile, nigredo, putrefece di fascisti pinocchi traditori, ma so, per certo so le tue parole, che porti più del piombo pagato dai padroni, come rosse lettere ai Corinti si rifecero rosse nel rosso della gola, compagno Allende, in martiria, sottotono per te, i Giuda di Cristo non potranno più per te ingannare più nessuno». E questo...